Com'è organizzata male. Dobbiamo smaltire il burrito, Giulia. Ciao bellissimi, oggi video tag subdolo, ma corre dei subdoli. Ciao bellissimi. Non hai rotolato? No. Ciao bellissimi, ciao a tutti. Penso sia impossibile, ma se non lo conoscete, lui è Matteo Fumagalli. Beh, modestamente. Lascio il suo canale qua sotto nel caso, ma mi sembra impossibile perché Matteo è adorato dalle folle. È molto tardi, abbiamo molto sonno. Sì, e quindi in realtà sì, però abbiamo fatto anche un video assieme che non abbiamo ancora registrato. Ma sarà sul suo canale, quindi, e io dirò classe. Un sacco di ok, però andatelo a vedere. Dovrei tagliare tantissimo questo video. Vabbè, fatto sta che la Giulia mi ha salvato la vita. Sì. Se vedrete Matteo domani a Venezia è perché la Giulia mi ospita, perché la povera Ile, che salutiamo. Ciao Ile. Al momento c'ha la febbrona. Ma che mannaggia ma te, cosa senza Netflix, poverino. Senza Netflix è quella un incubo. E quindi, visto che non volevo lasciare Matteo sotto la pioggia come i gattini abbandonati, l'ho ospitato con un burrito. Mamma che buono, ragazzi, non l'avete idea. Abbiamo mangiato troppo, Matteo. Perché dobbiamo fare questo video? Dobbiamo fare questo video perché ha detto appunto siamo stanchi, abbiamo sonno, ho pensato di fare questo video tag che avevo salvato da mesi e mesi con il re dei subdoli e questo video... Siete subdoli! E questo video si chiama, questo tag si chiama Sparliamo di YouTube. Dobbiamo sparlare degli youtuber? No. Ma che cavolo di sparlare di youtuber? Ma Giulia, ma mi hai invitato a fare un video clickbait? Non è colpa mia, non l'ho fatto io. Ok, abbiamo modificato le domande per renderle meno clickbait, quindi rimanete. Ho obbligato la Giulia perché io odio il clickbait. O meglio, quei titoli furbetti. Tipo, io adoro i video sfogo. I video sfogo, tipo, io li uso per addormentarmi la sera tardi. Sempre. E io, quando devo addormentarmi, cerco. Adesso parlo io. Ora basta. Sono stufo, sono stufa. Chiudo il canale. No, chiudo il canale no, perché non lo chiudo mai alla no, fine. Infatti. Mi avete veramente stufata. Quelli li guardo, cioè cerco la parola chiave e li guardo in fila, che tanto sono un centinaio. E ce ne fosse uno che è veramente soddisfacente, solo un paio. Gli altri tutti mi avete stufata perché stamattina mi sono andata. Vorrei avere la lista di quelli soddisfacenti. Dopo te li passo sotto banco. Iniziamo. Matteo, la prima domanda è: da quanto e perché sei su YouTube? In breve, perché penso che tu l'abbia già detto mille volte. Allora, io sono su YouTube in realtà per un caso fortuito, perché i miei video dovevano essere banalmente dei features di una pagina Facebook che avevo in cui tartassavo. Grande pagina Facebook. Libri che ti fanno vergognare di esistere, che adesso poverina è diventata un po' un contenitore dei video sul canale, però ai tempi era il momento cool. Il momento dell'oro della pagina. Il momento dell'oro della pagina. E ai 1500 like raggiunti, tra l'altro nell'arco di una settimana senza averla per niente spammata, cioè era zero, la sfida. Avevo detto esco la faccia, tipo YouTube fa cagare, alla fine l'ho fatto. E allora, dato che ci avevo preso gusto, ho deciso di andare avanti e vedere che cosa succedeva. E i miei primissimi video sono imbarazzanti, sono cazzeggio. Andate tutti a vedere i primissimi video di Matteo e a commentarli tutti. E se vedete l'immagine, la qualità è un filino più buona rispetto all'inizio, perché comunque uso le luci. Questo non lo sapevate. Comunque, da quando? Allora, da quanto? Allora, io, dato che in teoria da metà 2015, ma ho caricato nel 2015 tipo 3 video a caso. Quindi credo gennaio 2016, quando c'è stato My Dilemma Is You. 2 anni! Oh! Oh, cute! Te la cripa, te l'anniversario! Bello! Come mai il tuo canale si chiama così? Perché voglio copiare a Medio Preziosi. Giusto. No, mi chiamo così all'anagrafe. Io in realtà prima mi chiamavo con un altro nome. Come? Wake Up With Julie. Comunque mi chiamavo così perché volevo fare tipo che ti svegliavi la mattina e vedevi i miei video ed eri felice.
che cosa carina. Però lui è un po' cretino, quindi ho messo più che altro perché quello che è nome e cognome. Nessuno anche per me, si sveglia la mattina e guarda i video di YouTube, tranne te, perché nella tua morning routine ci sono, ma secondo me non lo fai. Ti svegli come quando tutti, faccio colazione, sì. Come tutti i cristiani, ti svegli 5 minuti prima di uscire di andare al lavoro e prepari tutta la sera prima. Io mi sveglio con un'ora e mezza di anticipo per avere il tempo di fare tutto con calma. Se mi, te lo giuro, la domanda è: ti senti ingabbiato nel tema del tuo canale? No. Che vuol dire? E secondo me per le poracciate del tipo un booktuber non può parlare di cose che non riguardano i libri. No, secondo me no, perché ho abituato sin da subito il pubblico a contenuti molto diversi che vanno dal trash, cinema Pacco Polacco sarà bene. Pacco Polacco è bellissimo, ti prego fai una rubrica. Pacco Polacco, sì. Comunque tu no. Io no. Io neanche, anche perché io invece ho un razzismo al contrario, che sono nata come beauty blogger perché avevo le amiche beauty blogger che mi hanno convinte e poi... Ma io mi ricordo che tu eri DIY. Ma che quando? Che ne ho fatti due e mi sono venuti neanche. Io la sfotto un po' sempre la Giulia per i DIY. Sempre. Mi bullizzi. Ma no, ma perché erano i tuoi video migliori. Ma come? A me piacevano comunque. Guarda che ti caccio qua. No. Sta ancora piovendo. Booktube non vengo mai cagata perché non mi prendono sul serio per i libri. Secondo me ti considerano DIY. Una DIY. Hai mai pensato di chiudere il canale, Matteo? No. Ma io sì, quando ho iniziato, che ho fatto un anno in cui non pubblicavo mai, mi sono detta ma chi, cioè, che palle, no, non lo so. E invece pensa, ti sei ritrovata due anni dopo con questa fama. Non avevo mai conosciuto Matteo Fumato. Ecco, come facevi senza di me? Il legno, zodiaco, ciao. Il rapporto hai con i tuoi followers e con i tuoi haters? Non ne ho. Cioè, ricevo ogni tanto dei commenti un po' cretini, però pochi in realtà. Un po' cretini. E cretini, tipo scritti dai 12 anni che non sanno scrivere, arrabbiatini. Vedendo ovviamente i libri trash che ci sono. E nei libri trash. I commenti veramente fastidiosi dei miei follower sono quelli precisini, puntigliosi. Sto morte. Sì. Ma anche per cavolate inutili, cioè quelli mi fanno arrabbiare. È l'unica cosa, infatti dico sempre ai miei follower, basta, ma che te frega. Cioè, come, tipo, che nomini un autore che si, dalla Papua Nuova Guinea. Sì, stai non si pronuncia così. Con questi qua invece, io la vivo molto Costa Smeralda. Tipo, ma sì. Io Prada Tunada. oppure, sai qual è una mia cheat che ho inventato nuova? No, quanto ti senti queen da zero a me, quanto invece non lo sei da zero a te. Che poi dovrebbe essere king, ma queen rende molto meglio. Sì, è vero. E che, con scusa, i follower, no, i follower sono carini. Amori. Sono teneri, i trescini e le green tea peaches. Cioè, no, io lancio dei nomi e poi se uno si sente più trescino, bene, se uno si sente più green tea beach... Matteo contro i limiti di identità, puoi essere sì. Sia trescino che green tea beach. Esatto, per lui non c'è problema. I follower, se vabbè, io avevo lanciato il nome Cactus Army, ma non è stato molto preso in considerazione. Prendetelo in considerazione! Le cactusine! Anche, se volete vi potete sentire io anche sono... cactusini. Io sono un cactusino. E gli haters, anche io non ne ho tantissime. Però devo dire che li gestisco benissimo. Cioè ogni tanto quando vedo un commento stupido e antipatico rispondo tipo prendendolo per il culo. Io agli inizi del canale, che in realtà io quando ricevevo, mi capitava di ricevere dei commenti del genere e ridevo come un idiota, ma tuttora quando ricevo le... Tu non ci rimani male. Mai rimasto male. Mai. Agivo con acidità tantissimo. Anch'io. Tipo che rispondevo perché io ho detto provi a buttarmi giù, beh, non sai con chi hai a che fare. E mi ricordo che davo queste rispostine educate e puntigliosissime, tipo con l'emoji che sorride. E mi ricordo che quella che mi era uscita meglio era una bambina che mi aveva criticato per la recensione di Succede di Sofia Viscardi, che tipo si era presa malissimo anche dicendo certe parolacce. E io le avevo risposto come, caspita, con la tua capacità di cogliere il sarcasmo devi essere veramente un portento alle feste. Segui solo canali simili al tuo per tematica o anche altri che parlano di argomenti diversi? Sì, assolutamente.
Ma devo citarli anche? No, no, se li segui oppure se no, segui argomenti diversi. Diverse. Ad esempio, se devo fare dei nomi di canali che mi piacciono, in realtà va a finire sempre che a questa domanda rispondo con più o meno gli stessi nomi, più alcuni nomi a caso e altri che mi dimentico di citare. Seguo tanto la Julie. Chi sarà mai? Ah, non la conosci? No, è molto brava con i DIY. No, non lo so. La Ile. Poi mi piacciono molto Breaking Italy. Poi gli Otobi. Ma io invece seguo di tutto, ma veramente di tutto, dai gamer agli artisti ai DIY. Sì, la Giulia ha dei gusti un po' trashini. Io seguo quello, ma io sempre leggo musica e film o gusti trash. Ah, poi io seguo i drama. Cioè, io sono iscritto. Io e Matteo ce li mandiamo. Cioè, quando ne vediamo uno ci mandiamo il messaggio: Giulia! A tutti, quando succede un dramma su YouTube siamo i primi a saperlo e siamo iscritti anche a canali trash apposta per vedere i video trash. È vero. Ma non di tutti. Non sapete mai quali. Otto, per te YouTube è? YouTube. Dot dot dot. Che domanda è? Cosa vuol dire? Cosa dovrei rispondere? Quelle cose moraliste e precisine tipo espressione della creatività e potenzialità. E dei DIY. È un mondo sconfinato con un botto di roba. Esatto. Dove potenzialmente chiunque, cioè chiunque ha uno spazio personale in cui esprimersi. In cui esprimersi. Come basta un minimo di coraggio, come l'internet. Cosa ne pensi del canale accanto a te, Matteo? Che la Giulia è molto brava nelle recensioni dei libri, anche se lei continua a dire che non è capace. Grazie, ok. E che mi piacciono anche i suoi video più frivoli, tipo i What I Eat in a Day vegani, anche se, anche se lei non è vegana, la gente si arrabbia perché lei non è vegana. E no, vabbè, poi la Giulia è troppo dolce, troppo simpi, troppo bella. Cosa ne pensa di Matteo? Io di Matteo dico sempre la stessa cosa, quando qualcuno mi chiede: ah, ma è vero che sei amica con Matteo? Perché io ho degli amici che sono tuoi fan cariti. Oh, aiuto. E tutti mi dicono: ma Matteo? E io dico: Matteo è una persona unica. Perché, cioè, tu hai Matteo, anche perché, tipo, è l'unico che è riuscito a tenere 2 giorni di workshop nel vuoto più totale, perché Matteo ha qualcosa in più rispetto a tante persone. Che corri! Tipo la dialettica, ma poi si parla anche di personalità, di mille cose. Bello! Ultima domanda! Ah, questa è bollente! Che tipo di video su YouTube non ti piacciono? Allora... tanti, molti. Le challenge le odio. Le odio tranne alcune, tipo quelle che ho fatto. Vabbè, quelle culturali no. Ma non perché le ho fatte io, ma perché anche viste in giro mi piacevano. Tipo quelle culturali, ma anche quella del post-it che ho fatto con le altre due. Allora, facciamo specifico. Le challenge tipo mangiarsi la cannella, tipo spaccarsi le uova in testa. O i prank, io odio i prank. Detesto non mi fanno prank. Ridere, non mi piacciono, li odio. Peggio dei prank, secondo me, gli esperimenti sociali. Che sono lì, cioè per me sono la stessa cosa, perché poi no. Gli esperimenti sociali secondo non me sono mai esperimenti prank, sociali. Il prank non sempre, ma molto spesso è ignoranza fino a se stessa. L'esperimento sociale è ignoranza, non sempre, non sto generalizzando, però la maggior parte è ignoranza travestita da studio sociologico di chissà quale tipo. Quindi è più subdola in realtà e quindi è ancora peggio. Poi odio quando qualcuno fa il videodrama e non rispetta il video, oppure magari dice rispetta il video ma la rivelazione non è mediocre rispetto all'hype del titolo. Oppure sì, comunque i videodrama basati sul nulla. Poi quando dici, ti lamenti di qualcosa che magari non esiste neanche. Ah, detesto anche i video di opinionismo che dicono cose banalissime. Sì. Cioè, o fai un video opinionismo, tipo io apprezzo piuttosto una persona che abbia un parere contrastante o controverso, ma che te lo sappia argomentare bene e con intelligenza, piuttosto che una persona che dica cose che penso anch'io, dette banalissimamente. Cioè, per dire che le dici. Sì. Ma perché poi dipende dal momento, tipo i video sugli slime, queste robe qua sono ridicoli. I video sulle io l'ho fatto uno che mi aveva fatto incazzare con l'avevo fatto un video con gli slime. Io ho fatto i DIY. Un po' di video ti piacciono? Ovviamente libri. Mm-hmm. Ma in realtà mi piacciono tutti quelli che hanno un'estetica, un interesse diverso dal mio, qualcuno da cui posso imparare, tipo i video di artisti. Adesso sono in fissa con i video di youtuber artisti o che fanno arte, però mi piacciono anche i gameplayer perché comunque a volte ti tirano sul morale, sono divertenti.
Ma in realtà è anche qualcosa di più frivolo come beauty, solo che ci sono alcuni youtuber che lo fanno con un modo, un'estetica e una personalità, altri invece che non mi dicono niente. Io invece amo i libri, i video sui libri, non tutti i generi, però guardo tanto video sui libri. Adoro principalmente i video che parlano male di libri da guardare, ma in generale da persone che so che hanno dei bei gusti, consigli di lettura, esatto. Anche i book haul mi piacciono, tanto criticato, ma io guardo poco in realtà YouTube, cioè la maggior parte è drama. E io invece no, io ci sto sempre 24 su 24, la maggior parte dei video che guardo sono drama, oppure mi vado a rivedere i grossi drama di YouTube, me li riguardo tantissimo. Allora, il video è finito, noi abbiamo registrato tipo 35 minuti di girata. Ma durerà 10 minuti perché abbiamo detto quindi un sacco di cose. Quindi taglierò un sacco di cose, non so cosa rimarrà Matteo, ma ti ringrazio di essere stato presente. Grazie Giulia, adesso è vero che rotoliamo via. E ora rotoliamo via verso il video di Matteo. Adesso dobbiamo riuscire a fare la cosa fighissima che se passiamo di qua dopo rientriamo. Easter egg sul video di Matteo. Andiamo, se lo tagliasse l'ha tagliato. Ricordatevi di iscrivervi sia al mio che al suo canale e rotoliamo tutti insieme verso il video di Matteo. Ciao Willis!